E perché certo. Signori, buonasera a tutti, mi fa piacere vedervi così numerosi, così agguerriti, così interessati. E trattiamo questa sera un tema molto particolare, ma ogni tanto bisogna farlo, prendendo uno spunto dalle due parashot, quella che abbiamo appena letto alla fine e quella che leggeremo questo Shabbat. Scorso Shabbat abbiamo letto la parashah di Bo, e il prossimo Shabbat leggeremo la parashah di Beshalach. Ci sono due versetti simili in questa parashah che ci servono per lo studio che faremo. Adesso lo vedremo. In realtà partiamo dalla fine della parashah di Bo, una parashah ricchissima. Si parla dell'uscita dall'Egitto, si parla di Pesach, ma Pesach è un argomento che mi è stato sconsigliato di parlare in presenza del Signore particolarmente. Per cui parliamo di altro, parliamo dell'ultima parte della parashah che ci intrattiene, fra l'altro, sulla mitzvah di Tefillin. La mitzvah di Tefillin, mi rendo conto che è una mitzvah maschile, almeno le signore così stanno tranquille, la questione non riguarda loro, ma in realtà i Tefillin sono solo uno spunto, come vedremo. La domanda che voglio affrontare questa sera è: perché non è prescritta una berachà dopo aver eseguito una mitzvah? Qual è la regola per quanto riguarda i tefillin? Ci sono due scuole di pensiero. Mi riferisco qui in particolare... alla estensione temporale della mitzvah dei tefillin. Voi sapete che ci sono delle mitzvot che sono legate al tempo, e sono le mitzvot da cui le donne sono esentate come principio. Una di queste mitzvot è la mitzvah dello tzitzit, del tallet, che va insieme a quella dei tefillin nei giorni feriali. A proposito della mitzvah dello tzitzit, nella Torah, nella terza parte dello Shema, è scritto: V'haya lachem le tzitzit u'item oto. E sarà per voi lo tzitzit e lo vedrete. Cosa significa lo vedrete? A questa espressione viene data un'interpretazione alachica. Lo vedrete significa che eseguirete la mitzvah in quella parte della giornata in cui lo tzitzit è visibile, cioè lo tzitzit è una mitzvah che si fa durante il giorno e non di notte. Questo è già argomento sufficiente per farla ritenere una mitzvah tasesh yasman gerama, cioè una mitzvah positiva legata al tempo. Che dire dei tefillin? Riassumendo un pochino queste fonti, poi magari qualche dettaglio lo vedremo sul testo, ma volevo togliervi, diciamo, da un minimo di complicazione che questi testi comunque riservano, è che ci sono due scuole di pensiero. C'è la scuola di Babilonia e la scuola di Eretz Israel. La scuola di Eretz Israel ritiene che anche la mitzvah dei tefillin sia una mitzvah legata al giorno, cioè che quando tramonta, che durante la notte i tefillin sia proibito metterli per disposizione della Torah, e che quindi una volta che tramonta il sole, ammesso che, questo lo vediamo dopo, noi teniamo addosso i tefillin tutto il giorno, li dobbiamo togliere quando il sole tramonta. Per quale motivo? Se date un'occhiata alla sesta fonte, quella della Mishnah Berurah, la prassi di Eretz Israel era, lì si pensava che i tefillin non si possano indossare di notte per disposizione della Torah. Infatti interpretavano il verso della parashah di Bo che dice Veshamarta et achuka azot lemorada miyamim yamima, che letteralmente significa osserverai questa legge a suo tempo da un giorno all'altro, significa yamim velo lelot, quindi di giorno e non di notte, ed è in riferimento ai tefillin di cui si parla in quel passo, e quindi alla sera, ammesso che avessero avuto i tefillin addosso durante il giorno, erano obbligati a togliere i
Tefilin. Questa è una scuola di pensiero. La scuola di Eretz Israel è che i Tefilin sono in sostanza, sia pure con, partendo da versetti differenti, mitzvot che si eseguono per disposizione della Torah solo di giorno e non di notte. Invece, la scuola babilonese dice una cosa diversa. La scuola babilonese dice, non è vero, interpreta i versetti in modo completamente diverso, naturalmente, e dice che secondo la disposizione originaria della Torah, i tefillin non hanno un tempo prefissato. Cioè, secondo la Torah si possono indossare anche di notte. Solo che sono intervenuti i Chachamim e hanno proibito di indossare i tefillin di notte per disposizione rabbinica, perché i tefillin richiedono un corpo pulito. E quando di notte, soprattutto quando si va a dormire, cose di questo genere, non si può fornire questa garanzia. Qual è la differenza a questo punto pratica fra la tradizione babilonese e la tradizione di Eretz Israel? Tutto sommato, al lato pratico, tutti e due proibiscono di usare i tefillin di notte, anche se uno lo fa per disposizione della Torah stessa, la scuola palestinese cosiddetta, mentre la scuola babilonese lo fa solo per disposizione rabbinica. La differenza sta nel caso in cui uno si è dimenticato i tefillin addosso dopo il tramonto, o per qualche ragione non se li è tolti, per qualsiasi ragione. Secondo la scuola babilonese, che dice che il divieto è solo rabbinico, poco male, appena uno ha la possibilità di toglierseli se li toglie, ma non c'è nessuna infrazione nel fatto di averli tenuti bediavad, a posteriori, di aver continuato ad indossarli dopo il tramonto. Invece, secondo la scuola di Eretz Israel, evidentemente le cose sono più rigorose e in ogni caso bisogna stare attenti a togliere i tefillin prima che il sole tramonti. È chiaro questo primo punto? Il secondo punto è un altro, riguarda la realtà concreta di oggi. Oggi nessuno di noi tiene i tefillin tutto il giorno, perché il discorso del corpo pulito non vale soltanto per la notte, vale anche in modo estensivo per il giorno. Anche senza parlare di corpo pulito, i tefillin richiedono una concentrazione particolare che non tutti sono in grado di dare. E quindi la prassi corrente, anche se vi sono, vi è chi usa indossarli, vi è chi usa, la prassi corrente è di indossarli durante la tefilà, passo alla volta. Quale tefilà? Secondo tutti, durante la tefilà di Shachrit, dei giorni feriali, non dei giorni festivi, per motivi che oggi non vedremo, va bene? La tefilà di Shachrit dei giorni feriali. Ci sono anche persone, diciamo così, più accorte, che indossano i tefilin anche a Minchà, per esempio. E l'uso italiano è di indossare i tefilin a Minchà durante i digiuni, per due motivi. Quali sono i motivi? Il primo è perché nei digiuni noi cerchiamo di fare, di comportarci meglio, di fare teshuva, perché questa è l'essenza del il messaggio del digiuno. Ma c'è anche un motivo di carattere pratico, che noi dovremmo dire 100 berachot al giorno, e dal momento che nei digiuni mancano quelle sul cibo, le compensiamo in altro modo, e uno dei modi per compensarle è aggiungendo una nuova indossatura dei tefillin, che naturalmente comporta la ripetizione della berachah, anche se l'abbiamo già detta al mattino. È chiaro? Comunque la persona, diciamo, osservante media, tiene i tefillin addosso soltanto durante la tefilà del mattino. Quando li toglie? In che punto della tefilà si tolgono i tefillin? I tefillin, ci sono anche qui due scuole di pensiero. La scuola cabalista, che ha preso piede, ritiene che i tefillin debbano essere tenuti fino al termine della tefilà, cioè fino a dopo aver recitato Alenu Mishabeach, per chi è pratico del Sidur. Ma in realtà la halakha originaria dello Shulchan Aruch è un'altra, ed è ancora osservata dalle comunità italiane. I tefillin non si tengono fino alla fine della tefilà. I tefillin, per chi è pratico del Sidur, si tengono fino alle penultime parole del brano Uvale Zion, dove a un certo punto si dice Yehi razon shenishmor chukecha ba'olam hazeh, sia gradito dinanzi a Kadosh Baruch Hu
che noi possiamo osservare i tuoi chukim, le tue prescrizioni in questo mondo. Quello è il momento in cui si tolgono i tefilin. La ragione è per quale motivo. Guardate che cosa dice il Tur e lo Shulchan Aruch, quindi la fonte precedente a quella che abbiamo analizzato prima, a proposito di questo fatto. Il Tur e lo Shulchan Aruch ci dicono una cosa che non avremmo mai pensato che potesse esistere. Quando toglie i tefilin, non deve dire la berachà Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lishmor chukav. Avete mai sentito una berachà del genere? In effetti, lo Shulchan Aruch ci dice che non la dobbiamo dire. Però, se ci dice che non la dobbiamo dire, significa che perlomeno secondo alcune opinioni, la berachà anticamente era richiesta. Altrimenti, lo Shulchan Aruch non avrebbe bisogno di esprimersi. Chi sono costoro? Ebbene, è molto interessante il fatto che se proprio secondo la scuola di Eretz Israel, riprendiamo la Mishnah Berurah, che commenta lo Shulchan Aruch, e a questo punto la leggiamo più approfonditamente, la Mishnah Berurah, commentando questo passo dello Shulchan Aruch, dice: la halakha infatti non è conforme alla prassi di Eretz Israel, dove si recitava questa berakha togliendo i tefillin. Pensate un po', noi siamo abituati a recitare una berakha quando cominciamo a compiere una mitzvah, non quando ce ne liberiamo. Ed in effetti lo Shulchan Aruch ci richiama all'ordine su questo. Ma è interessante l'idea che almeno nel caso dei tefillin ci possa essere una berakha, perlomeno secondo una scuola di pensiero, anche se poi non è halakha, che dice che si deve recitare una berakha quando si tolgono i tefillin. Per quale motivo? Mishnah Berurah lo spiega. Lì si pensava infatti che i tefillin non si possono indossare di notte per disposizione della Torah. Interpretavano infatti il versetto Veshamarta et ha'chukah hazot lemo'adam yamim yamima, cioè osserverai questa chukah, questa disposizione a suo tempo da un giorno all'altro, in riferimento ai tefilin. E sappiamo che il verbo shamor nella Torah allude sempre ad un divieto. È un divieto espresso in forma positiva. Ecco perché qualcuno avrebbe potuto pensare che ci fosse una berachà da dire. E quando alla sera toglievano i tefilin, recitavano la berachà. Ma noi invece interpretiamo il versetto ad altro proposito. Noi si intende la tradizione babilonese. Mentre riteniamo che secondo la Torah i tefilin si possano indossare anche di notte, solo per disposizione rabbinica non lo facciamo, perché essi richiedono un corpo pulito. Perciò la berachà di cui sopra non va recitata. La berachà di cui sopra va recitata soltanto secondo la tradizione palestinese, in cui togliere i tefilin ad una certa ora del giorno è una mitzvah della Torah. E quindi, quando si toglievano i tefilin, probabilmente a quell'epoca, all'ora del tramonto in Eretz Israel, conformemente a quella scuola di pensiero, c'era una berachà da dire, perché si osservava la mitzvah di non tenere i tefilin addosso di notte. Secondo la tradizione babilonese, invece, che è quella codificata dalla halakha, abbiamo detto che secondo la Torah i tefilin non hanno un tempo prefissato, che soltanto i chachamim ci hanno proibito di indossarli di notte per il rischio di non avere un corpo pulito, e quindi la berachà di cui sopra non va recitata. Come sapete, aggiungo ancora questo, recitare una berachà, e qui arriviamo un pochino al punto, recitare la berachà ha il significato di consacrare l'atto che stiamo per compiere. In quali casi si recita? Su tutte le mitzvot si recita una berachà? La risposta è no. Soltanto le mitzvot positive, ben adam la makom, fra l'uomo e Dio. Le mitzvot negative in genere non hanno una berachà, e non hanno una berachà neanche le mitzvot ben adam la chaverot, perché
perché spesso e volentieri queste mitzvot non hanno una misura prefissata, per cui si possa dire che da qui a lì la mitzvah è conclusa, e quindi non hanno una berakha specifica. Del resto, c'è anche un altro motivo molto più evidente. Che senso ha dire a Kadosh Baruch Hu, benedetto sii tuo Signore, Dio nostro, Re del mondo, che mi hai comandato di fare tzedakah? Come, sarebbe come dire, se tu non mi avessi comandato di fare tzedakah, io mica la farei. Oppure, benedetto sii tuo Signore, Dio nostro, Re del mondo, che mi hai comandato di amare il prossimo come me stesso. Vi rendete conto dell'assurdità di una berakha del genere, di principio, no? C'è a questo proposito l'uso in alcune comunità, all'inizio della tefilah di Shachrit, di dirlo in una forma molto diversa. Ecco, io mi accingo a recitare la tefilah di Shachrit istituita da Avram nostro padre e mi impegno fin d'ora ad osservare il comandamento amerai il prossimo tuo come te stesso. Allora è diverso, perché sono io che mi sottopongo all'impegno e non ringrazio Kadosh Baruch Hu di qualche cosa che altrimenti non avrei fatto. D'accordo? In questo caso dei tefilin, secondo la tradizione di Eretz Israel, secondo la tradizione palestinese, in questo caso, pur essendo una mitzvah negativa, il fatto di non poter mettere i tefilin, si traduce questo nella mitzvah di toglierli ad una certa ora. Veshamarta et ha-chukah hazot, osserverai questa chukah. E il verbo osservare, shamor, è interpretato in genere come un riferimento a un divieto. Ecco che però si tratta di un divieto espresso in forma positiva e secondo quella tradizione giustificherebbe una berakha apposita. Abbiamo visto che la tradizione di babilonese che è codificata nella halakha non prevede la berakha per il motivo che ho spiegato. Cosa diceva questa berakha? Torniamo al testo. Asher kideshanu bemitzvotav etzivanu lishmor chukav. Che benedetto sii tuo Signore del nostro Re del mondo, che ci ha santificato con i suoi precetti e ci ha comandato di osservare i suoi statuti. Lishmor chukav è esattamente l'espressione ripresa dal versetto che parla dei tefillin secondo la tradizione palestinese e che dice veshamarta et ha-chukah. La chukah qui sono, secondo questa interpretazione, i tefillin stessi. Lishmor chukav vuol dire osservare i tuoi statuti, ma significa anche osservare il divieto compreso nei tuoi statuti, cioè il divieto di tenere i tefillin oltre una certa ora e quindi che si traduce nell'obbligo di toglierli a quell'ora. Dato che però la halakha, come sappiamo, viene fissata secondo la tradizione babilonese, che è diversa sia nella concezione sia nella prassi, per cui non è prevista la recitazione della berakha come stabilisce lo Shulchan Aruch, il Kaf HaChaim, che è un altro commento dello Shulchan Aruch, scrive che comunque per mantenere il ricordo della berakha quando si slacciano i tefillin, e voi sapete che la differenza fra la legge di Lavoisier e la legge ebraica è che nella legge di Lavoisier nulla si crea e nulla si distrugge, giusto? Invece nella legge ebraica qualche volta si crea, ma certamente nulla si distrugge. E quindi per mantenere comunque il ricordo di questa berakha che non può andare perduto, si reciti il versetto Vayomer im shamoa tishma lekol Hashem Elokecha, e disse: se ascoltare ascolterai la voce del Signore Dio tuo, veayashar be'enav ta'ase, e farai ciò che è retto ai suoi occhi, veahazanta le mitzvotav, e presterai ascolto alle sue mitzvot, veshamarta kol chukav, e osserverai tutti i suoi statuti. L'ho sottolineato perché è la stessa espressione di Shamarta et ha-chukah e di Lishmor chukav. Kol ha-machala asher shamti b'mitzrayim lo asim alecha ki ani Hashem rofecha. Tutte le malattie e le piaghe che io ho inviato all'Egitto non le metterò su di te, poiché io sono il Signore che ti guarisce. Sapete dove tratto questo versetto? Beh, vi rendete conto che se quello precedente era Shemot 13 ed è la parasha di Bo, Shemot 15 sarà la parasha di Beshalach, cioè la parasha che leggeremo questo Shabbat. Guardate come effettivamente tutti questi argomenti in qualche modo si rincorrono, esattamente. Riassumendo fin qui, i tefilin, secondo la prassi dei cabalisti, si tolgono dopo Alenu, secondo l'Alacha originaria si tolgono quando si dicono le parole Yehi Ratzon Shenishmor Chokecha Ba'olam Hazeh,
che sono le stesse parole, la stessa espressione che abbiamo visto sia nella Berakha perduta che nei due Pesukim. Di nuovo ritorna il ricordo della Berakha nel fatto di togliere i tefilin in quel punto della tefilah. Questo apre una questione, e la questione è la seguente: esiste una Berakha dopo aver eseguito una mitzvah oppure no? Finora abbiamo parlato di, a parte il caso dei tefilin secondo la tradizione palestinese, che è l'unico, abbiamo detto, non c'è una Berakha, c'è una Berakha per molte mitzvot prima di eseguirle, ovvero la Asiatan, ma non c'è una Berakha per le mitzvot dopo averle eseguite. La domanda è perché. Vedremo anche per quale motivo potremmo invece ragionare in maniera diversa. Ma prima di entrare in questo voglio dirvi che effettivamente quando si deve recitare la Berakha su una mitzvah la si dice, dicevo prima, ovvero la Asiatan. Cosa significa ovvero la Asiatan? Significa nel momento in cui stiamo per compiere la prima. Ci sono tre mitzvot che fanno eccezione a questo. Bravo, perfetto. Prima di approfondire il discorso volevo brevemente intrattenervi su questo. Tre mitzvot fanno eccezione. La prima è la Netilat Yadayim. Per quale motivo? Il motivo è intuitivo. È meglio, come? Prima bisogna avere le mani pulite. Certo, certo. Tanto vale, visto che stiamo compiendo esattamente un atto di purificazione, tant'è vero, tanto vale riservare la pronuncia del nome di Dio a quando siamo puri piuttosto che prima. E per questa stessa ragione, anche una gentile signora che va al mikveh, e che in questo caso diciamo purifica tutto il corpo, recita la Berakha della Tevilah dopo. Quindi sono due mitzvot in qualche modo legate nel loro significato. Però, per mantenere anche qui l'esigenza inversa dell'overla siyatan, che cosa si fa? Nel caso della Netilat Yadayim bisogna avere cura di recitare la Berakha prima di essersi asciugati, cioè lasciando a dopo la Berakha una parte dell'atto. In questo modo si conciliano le due esigenze, d'accordo? Le candele di Shabbat. Adesso arriviamo alla terza, che è proprio quella, d'accordo? Addirittura i poskim dicono che se uno si è nel frattempo asciugato le mani, è opportuno che torni a lavarsele per poter recitare la Berakha, che torni a bagnarle, perché una volta che uno ha asciugato le mani ha completato l'atto e quindi non può più recitare la Berakha, perché mancherebbe il over la siyatan, mancherebbe la componente del prima. Questo soprattutto quando si partecipa a un banchetto, come succede molte volte anche in comunità, dove uno ha fretta perché c'è la coda, cioè bisogna stare molto attenti a lavare le mani col cli, come si suole fare, recitare la Berakha e poi asciugarle. Per quanto riguarda la signora che va al mikveh, per essere sicuri che la tevilah sia stata fatta a dovere, e che tutto il corpo, compresi i capelli, soprattutto se sono lunghi, questo può dare dei problemi, sia stato immerso completamente e contemporaneamente almeno una volta, l'uso è di ripetere l'immersione tre volte. L'uso è che dopo la prima volta la signora recita la Berakha alla tevilah, dopodiché si immerge le altre due volte, in maniera da avere comunque una parte della mitzvah compiuta dopo aver recitato la Berakha. La terza mitzvah, come diceva la signora, è, non c'entra con queste, è la mitzvah dell'accensione delle candele di Shabbat. C'è una dea, c'è un'opinione, quella del Baal Halachot Gedolot, che dice che nel momento in cui si recita la Berakha, la persona, in particolare la signora, prende su di sé lo Shabbat. Questo comporta, questo ragionamento, che se noi recitassimo, se la signora recitasse la Berakha prima dell'accensione, come sarebbe logico secondo il principio over la Siyatan, non potrebbe più accendere. Perché? Perché ha già preso Shabbat. Così Pasca,
così pascano gli Ashkenaziti e anche una parte dei Sefarditi, non tutti, di fare in modo diverso, cioè di accendere le candele e poi recitare la Berakha. Però anche qui, per mantenere un minimo di Over la Asiyatan, cosa si fa? L'uso è che la signora, dato che ha acceso le candele prima di aver recitato la Berakha, si copre la vista delle candele con le mani in modo da non godere della loro luce finché non ha recitato la Berakha. Questo è il motivo per cui si vedono in tutta l'iconografia nostra, si vede la brava signora che accende le candele con le mani giunte nei confronti dei lumi stessi. Questo è il vero motivo. E in questo modo lei gode della luce soltanto dopo aver recitato la Berakha, ed è un modo per mantenere anche in questo caso il ricordo, chiamiamolo così, dell'esigenza inversa, quella del Over la Asiyat. Benissimo, torniamo al nostro argomento principale, ed è che, tolti questi casi con i correttivi che abbiamo visto, la Berakha si recita sempre prima di compiere la mitzvah e non dopo. Quali sono gli atti che prevedono invece, nella vita di tutti i giorni, una Berakha sia prima che dopo? Il cibo. Oh! Persona di, come si dice, di... Beh, siamo tutti persone di gradita esperienza in queste cose. Effettivamente è così. I cibi richiedono una Berakha prima e dopo averli mangiati. Come scrive il Meiri nell'ultima fonte della prima pagina, un commentatore alla Gemara, dice: abbiamo chiarito che mentre i cibi richiedono una Berakha prima e dopo averli mangiati, però con le mitzvot non è così. Alcune mitzvot infatti non richiedono alcuna Berakha né prima né dopo averle eseguite, questo ne abbiamo già parlato, altre ancora richiedono la Berakha prima, mentre dopo in nessun caso. Il fatto che si usasse in Eretz Israel recitare la Berakha Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu Lishmor Chukav Togliendi Tefillin, abbiamo già detto, si spiega perché nel togliergli c'è una mitzvah, secondo l'opinione di Eretz Israel, come è detto nel Pasuk Veshamarta, ma nelle altre mitzvot no. Passiamo alla fonte successiva, della nuova pagina, che è tratta dalla Budaram. La Budaram è un importante commento al Sidur, un commento al formulario delle preghiere, scritto nel Medioevo. Parlando delle Berachot sulle mitzvot, scrive così: chi esegue una mitzvah deve recitare una Berakha prima. Va bene? Nel Talmud di Yerushalmi lo si impara dal versetto della parasha, anche questo da Shemot, della parasha di Mishpatim, che si vuole leggere fra due sabati, e che dice, è Dio che parla a Mosè e gli dice: ve'etena lecha et luchot ha'even ve'hattorah ve'hamitzvah, ti ho dato, ti darò le tavole di pietra con la Torah e la mitzvah. La domanda è: perché ripetere questi due concetti? Bastava che dicesse o Torah o mitzvah. Da questo imparano i nostri maestri che come lo studio della Torah richiede Berakha, così l'esecuzione di una mitzvah richiede Berakha. Quando? Prima. Per lo studio della Torah, attenzione, a certe condizioni si richiede Berakha in realtà prima e dopo. Quali sono queste condizioni? Ve lo dico io. Anzi, lo sapete molto bene perché lo fate tutte le volte che venite chiamati a Sefer. Recitate una Berakha prima e dopo. Perché? Perché in quel caso la mitzvah è chiaramente delimitata. È un caso molto particolare, forse veramente l'unico caso in cui recitiamo una Berakha dopo aver compiuto una mitzvah, che in questo caso è la mitzvah della lettura programmata della parasha. Dovete però sapere, e chi è pratico con il Sidur lo sa bene, che la Berakha che noi siamo abituati a recitare prima della lettura, Asher Bachar Banu Mikol Ha'Arim Venatanan Et Torato, viene recitata tutte le mattine all'inizio della Tefillah di Shachrit. Perché?
Perché lo studio della Torah, come il cibo, richiede una berachà quantomeno prima. La berachà finale, Hashem natalanu Torah temet v'chai olam natal betochenu, che noi ci aspetteremo a questo punto di dover citare a fine giornata, non esiste. Esiste soltanto per chi è andato a Sefer e ha terminato la lettura del suo brano. Ma se noi trasferiamo il concetto allo studio della Torah come obbligo giornaliero, in questo caso abbiamo solo la berachà prima, ma non la berachà dopo. Perché? Se confrontiamo il cibo spirituale rappresentato dallo studio della Torah con il cibo fisico, il cibo materiale, signori miei, possiamo farlo, ma c'è anche una bella differenza. Qual è la bella differenza? Che il cibo materiale ad un certo punto ci sazia. Il cibo materiale ad un certo punto non ne possiamo più. E quindi cosa facciamo? Il cibo comporta due berachot. La berachà prima e la berachà dopo. La berachà prima, dice il Talmud, se noi non recitassimo la berachà prima di mangiare è come se rubassimo al Kadosh Baruch Hu. Ci sono due versetti. Un versetto dice, due salmi che sono nel Sidur entrambi. Uno dice la Hashem ha'aretz umlo'a. Al Signore appartiene la terra e tutto quanto essa contiene. L'altro versetto, che tratta invece da uno dei salmi della lei, dice Hashamayim shamayim la Hashem ve ha'aretz natan li adam. Il cielo è cielo di Dio e la terra ha dato agli uomini. In un versetto si dice che la terra appartiene a Dio, nell'altro versetto si dice che la terra appartiene agli esseri umani. Come la mettiamo? Finché non si è detto la berachà sul cibo, la terra è materiale, appartiene a Dio. Nel momento in cui abbiamo recitato la berachà sul cibo, il bene materiale appartiene a noi uomini e possiamo farne uso. Ecco dunque che la berachà prima del cibo è per ringraziare Hashem per averci dato il diritto di mangiare. La berachà successiva, la berachà che noi diciamo a cose fatte, è obbligatoria soltanto se abbiamo mangiato un certo quantitativo di cibo, quello che ci dà un minimo di sazietà. Mentre di necessità la berachà prima del cibo la recitiamo in ogni caso anche se mangiassimo una briciola, va bene? La berachà dopo aver mangiato la recitiamo solo se abbiamo mangiato una certa misura. Perché? Perché con essa noi ringraziamo a Dio della forza che ci ha dato attraverso l'assunzione del cibo. E quando la recitiamo? Quando abbiamo raggiunto questa sazietà. Ecco che mentre il cibo materiale ha un limite, l'assunzione di cibo materiale, l'assunzione di cibo spirituale, cioè lo studio della Torah, non ha limiti. E quindi dobbiamo comunque recitare la berachà prima, ma non abbiamo da recitare una berachà dopo, giusto? Perché dobbiamo comunque recitare la berachà prima? Perché dovete sapere che anche osservare lo studio della Torah porta un godimento dell'anima, come il cibo porta un godimento del corpo. Anche di questo dobbiamo chiedere il permesso a Kadosh Baruch Hu. Ecco perché dobbiamo comunque recitare una berachà prima di studiare la Torah e anche prima di osservare qualsiasi mitzvah. La mitzvah comporta comunque un godimento per la nostra anima. È vero che il Talmud dice che le mitzvot non sono fatte per il nostro godimento. Però è anche vero che lì si riferisce alla possibilità di un godimento materiale derivante dall'osservanza della mitzvah, come la Simchat Chag, la gioia della festa, per esempio. Fondamentalmente, la mitzvah comporta un godimento per la nostra, una soddisfazione per la nostra anima, e come noi ringraziamo Dio di averci dato il diritto di godere del cibo prima di assaggiarlo, così noi dobbiamo ringraziare Dio del diritto che ci dà di osservare una mitzvah prima di assaggiare il godimento spirituale che ne deriva per la nostra anima. Va bene? A questo punto, la domanda è: perché non c'è una berachà al termine di una, quando abbiamo terminato l'osservanza di una mitzvah? La questione è tutto sommato molto semplice. Da un lato, una mitzvah può essere conclusa,
Nel momento in cui recitiamo la berachà per affiggere una mezuzah e abbiamo affisso la mezuzah, la mitzvah è compiuta. Perché non c'è una berachà in cui ringraziamo Dio di? Anche sebbene la mitzvah sia conclusa, il messaggio evidentemente è che mitzvah goveret mitzvah. Una mitzvah può essere conclusa, ma a differenza del pasto materiale, non ci sazia. Alla fine di un pasto possiamo sentirci sazi e ringraziare Kadosh Baruch Hu citando la Birkat Hamazon. Ma dopo aver osservato una mitzvah, anche se in sé per sé conclusa, noi dobbiamo vedere le mitzvot come un ponte per altre mitzvot. I nostri maestri dicono mitzvah goveret mitzvah, una mitzvah ne trascina dietro un'altra. Un altro detto dei nostri maestri è sechar mitzvah mitzvah, la ricompensa di una mitzvah è la possibilità che ci viene data di eseguire un'altra mitzvah. La questione quindi se si deve recitare la berachah dopo aver eseguito una mitzvah o meno riguarda l'interrogativo. La singola mitzvah reca svia, reca sazietà di ordine spirituale oppure no? La risposta è no. La risposta è che ogni mitzvah deve essere vista come un'apertura verso un'occasione che ci dà la forza di eseguire altre mitzvot. Questo è il punto di vista ebraico sulla questione ed è per questo che non è stata prevista una berachah dopo l'osservanza di una mitzvah, qualsiasi essa sia, anche se conclusa. Perché? Perché ogni mitzvah presume le successive che verranno nella nostra vita, nella nostra esperienza. Parlandone con amici a Milano di questo argomento mi dicevano hai dato un commento chassidico. Probabilmente è vero, però è molto effettivamente è una questione importante. Cioè noi l'insegnamento generale che deriva da questo è non vediamo quello che facciamo, ancorché meritorio sia, come un fatto concluso. Non vediamo le nostre buone azioni come punti di arrivo, vediamo le nostre azioni sempre come punti di partenza per nuove buone azioni, che siano verso il prossimo, che siano verso Kadosh Baruch Hu. Questo ognuno si organizza, diciamo, in base alle proprie forze e alle proprie disponibilità, ma il principio generale è proprio questo. Spesso e volentieri si ritiene che i meriti siano un fatto concluso. È pericolosa questa visione, perché porta per esempio a gloriarsi di quello che si è fatto. Se invece noi vediamo le buone azioni o gli atti meritori come un ponte verso altri atti meritori, abbiamo una visione molto più dinamica della cosa. Probabilmente non ci lasceremo andare a delle forme così di autoglorificazione e vediamo noi stessi sempre come servi di Kadosh Baruch Hu e come pronti a intervenire con nuove azioni meritorie in tutte le direzioni. Questo è probabilmente il significato del fatto che i nostri maestri, mentre ci hanno prescritto una berachà dopo aver mangiato cibo perlomeno in una certa quantità, per il fatto che ci ha dato la forza, non facciamo la stessa cosa a proposito della mitzvah che pure ci dà forza spirituale. La forza spirituale deve essere qualcosa che si presta a essere investita sempre in qualsiasi momento, non deve essere lasciata sul conto in banca, deve essere invece in ogni momento messa a frutto di nuove, chiamiamole così, di nuove operazioni. Grazie a tutti. Ci sono domande? 613. 613. C'è uno sconto.